Benvenuti alla nuova provincia live, ecco le notizie del giorno. Oltre 1700 persone, provenienti anche da altre province, sabato sera hanno partecipato all'attesa Cena in Bianco. Dopo la piazzetta del Battistero e Piazza Cisterna, quest'anno a ospitare l'evento è stata Piazza Duomo. Soddisfatti gli organizzatori che quest'anno hanno legato l'appuntamento a un'iniziativa benefica per la raccolta di cibo da donare alla mensa del povero. Scontro tra barche sul lago di Viverone. Nel tardo pomeriggio di sabato, un mezzo utilizzato per lo sci nautico è andato accidentalmente a collidere con l'imbarcazione di un pescatore. Lo scafo di quest'ultima è stato danneggiato, ma nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita. Desta parecchia preoccupazione tra i residenti la situazione della strada provinciale della Valle Cervo. Negli ultimi tempi, diverse persone hanno segnalato la sua pericolosità. La domenica si trasformerebbe infatti in una sorta di pista, con moto che sfreccia una velocità troppo elevata. Anche a Biella è scoppiata la Pokémon Go mania. L'app prodotta da Niantic è sbarcata sugli store italiani di Apple e Google. Per le strade della provincia è partita la caccia ai mostriciattoli creati nel lontano 1996. Tra le zone del biellese in cima alla lista degli allenatori nostrani, Piazza Duomo a Biella, i centri commerciali, il Ricetto di Candelo e il Castello di Zumaglia. Primi migranti nella ex sede della polizia stradale in Viale Maccallea a Biella. Nell'edificio, indicato a dicembre dalla cooperativa Anteo tra quelli disponibili per l'accoglienza dei richiedenti asilo, sono state sistemate le 7 persone richiedenti protezione internazionale arrivate in città la settimana scorsa. Oltre 800 persone di ogni età, sabato sera hanno partecipato alla prima edizione della Lessona Color Running, un grande successo per gli organizzatori dell'associazione Lessona Eventi che hanno proposto la manifestazione nell'ambito del Summer Festival. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima edizione!